confetture, succhi di frutta e passata di pomodoro. Sono i principali prodotti della Conserveria, laboratorio di trasformazione alimentare curato dall'Associazione Ragazzi Speciali Onlus di Castiglion Fiorentino. Un progetto che fornisce ad un gruppo di ragazzi con autismo e disabilità intellettive la possibilità di seguire in prima persona tutte le fasi del processo di produzione. L'attività è nata in seguito alla partecipazione dell'associazione al bando della Regione Toscana per l'agricoltura sociale e grazie all'impegno di alcuni volontari i ragazzi sono stati inseriti in un percorso di occupazione utile. Un cammino professionale che fornisce competenze per un eventuale futuro inserimento in un contesto lavorativo. Partiamo la mattina con la selezione ovviamente della frutta o della verdura che lavoriamo, passiamo poi alla fase del lavaggio, della pulitura e dell'eventuale taglio ed è la fase in cui lavorano principalmente i ragazzi. Dopodiché una volta pesati gli ingredienti viene prima fatta una lavorazione in sottovuoto sul robot dal quale estraiamo poi il prodotto finito che va invasettato successivamente e poi sterilizzato e la fase finale ovviamente poi è l'assegnazione del numero del lotto e l'etichettatura seguente del prodotto finito. Noi siamo contenti dei percorsi e delle tappe che loro raggiungono, però naturalmente di strada ne devono fare, cioè un'azienda ha dei tempi, ha dei metodi di lavoro veloci che certo non sono il nostro caso, però noi non ci possiamo fermare a questo e non possiamo dire che perché non possono farlo non ci possiamo provare. Inclusione, integrazione ma anche rispetto per l'ambiente. Gli scarti, frutto del lavoro della conserveria, non vengono buttati ma finiscono nella composteria dell'orto botanico, un altro pilastro delle attività dei ragazzi speciali. Ma l'aspetto ecologico viene declinato anche attraverso altre importanti azioni. Quando abbiamo messo il condizionatore, l'acqua di quello, che poi è demineralizzata, doveva essere raccolta per poi buttarla e noi abbiamo provato a metterla nello sterilizzatore e abbiamo visto che è ottima perché non ha calcare. Abbiamo anche creato una linea di vasi con il vuoto a rendere. Questi vasi nascono proprio per poter essere riciclati, quindi ridati a noi sterilizzati, e rimessi nel mercato. All'interno del team c'è anche chi, come Federico, ha deciso di mettere a disposizione di questo progetto le sue competenze di grafico per la realizzazione di etichette, manifesti e brochure. Secondo me è una grandissima esperienza formativa, non solo per la tecnica di grafica che ho anche studiato a Firenze, però anche per le relazioni umane, quindi secondo me è importante, imparo da loro, loro mi fanno imparare molte cose. Grazie alla collaborazione con alcuni agricoltori della zona che hanno compreso appieno la valenza sociale di questo progetto, la conserveria ha recentemente festeggiato l'accordo con un'attività commerciale che ha deciso di mettere in vendita i prodotti del laboratorio alimentare. Un'ulteriore conferma delle concrete possibilità che questo percorso può fornire ai ragazzi e di come l'associazione possa continuare a perseguire i suoi obiettivi. Le potenzialità sono tante, basta vedere l'entusiasmo con cui i ragazzi vengono e abbiamo notato noi un grande cambiamento nei ragazzi stessi rispetto a quello che facevano prima. Vengono con grande gioia, sono sempre attivi, qualcuno vuol ritornare anche il pomeriggio, cosa che significa dunque che l'attività gli piace. Ecco, dunque anche a livello sociale potrebbe ovviamente accogliere con le dovute modalità e i dovuti percorsi altre persone anche con disabilità similari o differenti.